Oggi andremo a costruire una postazione segreta all'interno del mio terrazzo. Vi siete mai chiesti se è possibile costruire una vera postazione da gaming segreta in un terrazzo? Beh, la risposta è sì, e andremo ad utilizzare proprio questa casetta di fronte ai vostri occhi. Come sapete, per chi è fidanzato, alcune volte le proprie ragazze possono diventare veramente pesanti. Ed è proprio per questo che questa, amici, è la casetta che andremo ad utilizzare oggi per costruire tutta quanta la nostra postazione segreta. E venite, perché guardate quanto caspita è ridotta male. Adesso chiedetevi, qualcuno potrà mai dubitare che all'interno di una casetta del genere è presente una postazione da gaming segreta? Penso proprio di no, perché guardate come caspita è ridotta, ragazzi. Stiamo parlando di robe vecchissime, tutte sporche, tutte piene di polvere. Quindi, senza perdere tempo, togliamo tutta questa roba fuori e andiamo a costruire la nostra postazione da gaming. La prima cosa da fare, oltre che spostare il mio gatto amatissimo Kenny, è quella di spostare tutte quante queste travi di legno che state vedendo. E raga, vi posso assicurare che è veramente, ma veramente pieno di spazzatura. C'è robe mai utilizzate, buste con della cacca vecchia di animale. Insomma, veramente lo schifo più totale. Ma guardate già come lo spazio inizia a prendere forma. Ricordiamoci che naturalmente non dobbiamo togliere tutto quanto, ma semplicemente andare a inserire un tavolino con sopra il computer, Xbox, televisione. Andremo a mettere tutto l'indispensabile. Ovviamente facciamo anche una passata per terra, perché ragazzi, come potete osservare, è pienissimo di terra. E voilà! Signori, la situazione attuale è questa qua. Ho tolto tantissime travi, tantissima roba che andrebbe buttata da questa stupidissima casetta. E mi è sorta una domanda: dove metteremo tutta questa roba? Non lo so, perché ricordiamoci che la mia ragazza non deve sapere che sto costruendo una postazione segreta qua dentro. Ma comunque, come state vedendo, abbiamo accumulato un po' di spazio, e già qua dentro potrebbe entrarci un piccolo tavolino che ho sistemato. L'ho pulito un po', quindi adesso prendiamo il tavolino, lo mettiamo qua dentro e vediamo un po' se posso metterci già il PC, tutta la postazione, e iniziare a giocare di nascosto. Il primo tavolino che ho sistemato è questo qua, ragazzi, completamente in vetro, anche se ho fatto dei piccoli calcoli e probabilmente potrebbe non entrarci tutto. Ma sapete cosa vi dico? Noi prendiamolo e lo portiamo. Oh, ragazzi, facciamo attenzione che se sbatte qua lo spacchiamo tutto. E dobbiamo portarlo senza fare troppo rumore, perché ricordiamoci, ragazzi, che non dobbiamo farci beccare dall'altra parte del terrazzo. Neanche a dirvelo, lo sforzo è disumano. Mamma mia, quanto caspita è pesante! Allora, portiamolo qua dentro e vediamo se ci... Sto provando a farlo entrare qua dentro. Oddio. E ovviamente, ragazzi, immaginatevi, dopo circa un'ora di lavoro, cosa non poteva succedere? Che il tavolo non entrava all'interno di questa fottutissima casetta. Adesso voi ditemi, dopo aver tolto tantissima spazzatura, spazzato per terra, aver sudato sotto il sole che c'è ad agosto, come reagireste se il tavolino non entra all'interno della casetta? Forse ho trovato un piccolo trucchetto. Se lo alziamo e lo mettiamo, aspettate, qua dentro. Oh mio Dio. Raga, c'è entrato. Ok, quindi il tavolino è sistemato, anche se qua dentro c'è ancora del macello. Non ci interessa, deve essere segreta, top secret. Prendiamo una sedia e mettiamola qua. Due tipi di sedie, due tipi di comodità diverse. Abbiamo questa qua che è completamente da gaming e si può stendere, oh mio Dio, raga, proprio tipo a dormire, come se fosse un letto. E abbiamo quest'altra però che è molto più comoda, perché diciamo che è più morbida e si può dondolare. Per una postazione da gaming direi proprio che è meglio questa qua. Quindi, signori, portiamola all'interno della casetta e ci siamo quasi. Mancano solamente LED da gaming, computer, joystick, Xbox, e abbiamo creato tutta quanta la nostra postazione da gaming segreta. Adesso, ma ricordiamoci che dobbiamo sempre sistemare un po' le travi. Ma raga, forse potrebbe non esserci tanto spazio. Vediamo un po'. Ci entra praticamente. Ok, raga, non abbiamo chissà quanto spazio, però potrei mettere i piedi qua sotto. Ok, abbassarla un po'. E signori, abbiamo la nostra sedia con il nostro tavolino qua di fronte. Che figata, non ci posso credere. Il PC che andremo ad utilizzare è questo qua, ragazzi, tutto da gaming. Come potete vedere, addirittura la tastiera si illumina. Forse non rende perché c'è un sacco di luce, ma è un PC completamente da gaming. Abbiamo addirittura qua una televisione. Forse non ci entra, ma possiamo lo stesso, tramite un trucchetto, collegare l'Xbox a questo computer. Da senza fare rumore, perché siamo dentro casa. Prendiamo tutta la nostra Xbox. Perfetto. Raga, questo penso sia uno dei video più assurdi che abbia mai registrato. Facciamo questo qua. Abbiamo
tutta quanta la nostra Xbox, il nostro PC, ci manca il joystick che è in camera. Eccolo raga, eccolo. Oh mio Dio. Andiamo, forza. E adesso stava arrivando per me il momento più atteso di tutto quanto questo video, la costruzione reale della postazione. E finalmente siamo giunti alla conclusione di questo video. Ragazzi, montiamo tutto il necessario. Qua mettiamo l'Xbox qua al lato. Ok, tranquilli, per le prese non vi preoccupate, perché qua ci sono tantissime ciabatte e restante. Qua c'è il nostro PC e guardate che caspita esce. Raga, guardate dove caspita. Non ci posso credere. Non ci sto credendo, raga. Le porte sono chiuse. Questa è veramente una postazione da gaming segreta. Guardate qua il computer, tutto quanto già pronto. L'Xbox la sto per collegare qua alle ciabatte. E mamma, io non ho mai costruito una roba del genere. A parte che è molto computerale, ma non ce ne frega, perché in questo modo sembra realmente che qua ci sia il terrazzo di prima, senza tutta questa magnifica postazione. E vediamo da fuori come sembra. Guardate da fuori come esce, ragazzi. Nessuno potrà mai capire che siamo qua dentro a giocare ai videogiochi. Cioè io potrei dire ciao mamma, ciao papà, vado fuori a farmi un giro con i miei amici, e nel mentre sono qua nel terrazzo a giocare al computer. Ragazzi, voi scrivetemi nei commenti se avete mai costruito una postazione del genere segreta. Comunque sia, vorrei aggiungere gli ultimi ritocchi, tipo LED, qualche magari lucina la possiamo mettere qua al lato, e potremo mettere addirittura, ragazzi, i miei silver button qua sopra, tutto da rendere ancora più da gaming. Andiamo a prenderli e finiamo questa fottutissima postazione. Eccolo qua, il culmine tutto blu, guardate che figo. No, qua non ci sta, possiamo metterlo al lato, raga. Mio Dio, voi non avete idea di quanto rende. Chiudo tutte quante le porte. Guardate che postazione abbiamo, raga. No, non ci posso credere, vi giuro che non ci sto credendo. Adesso sblocchiamo il mio computer. E addirittura, dato che siamo vicini comunque sia al centro di casa mia, al salotto, guardate un po', siamo anche collegati al wifi. Quindi significa che se noi adesso andiamo su internet possiamo guardarci qualsiasi video. Possiamo giocare forse pure a Fortnite. Infatti fatemi aprire subito Epic Games. Eccolo qua, raga, e abbiamo il nostro computer da gaming pronto. Vediamo un po'. Sì, si carica tutto, raga. Carica tutto, non ci posso credere. Che figata, posso vedermi i video di Mr. Beast, i video di Cadex Horror, che a proposito andate a vedere tutti quanti, perché stanno uscendo dei video molto interessanti. E raga, siamo pronti a giocare a Fortnite, a Roblox, a quello che vogliamo di nascosto. Comunque l'obiettivo di costruire una postazione segreta all'interno del mio terrazzo si è avverato. Ma prima di continuare a farvi vedere cosa è successo dopo pochissimi minuti che ho iniziato a giocare, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e lasciare like, perché siamo vicinissimi a 1.100.000 iscritti. Quindi mi raccomando, cliccate sul tasto rosso e iscrivetevi adesso, e guardate cosa è successo pochi minuti dopo. Guardatemi, guardate quanto sono bello mentre gioco a Fortnite col joystick, fino a quando pochi secondi dopo... Sì, esattamente, ragazzi, sono stato beccato proprio dalla mia ragazza. Per fortuna non mi ha beccato mia madre a giocare di nascosto, perché sennò sarebbe stata la fine. E voi cosa ne pensate? Mi raccomando, like, iscrizione, commento, condivisione. Ci becchiamo domani per un prossimo video. Bella boys!